sabotato l'Italia, perché il mio vino non è un 2008 ma un 2009, e io con tutto questo amore ho fatto questo vino a rispetto delle mie origini contadine, e l'ho fatto per battere i francesi. Io nella vita ho fatto il contadino fino a 16 anni, nel senso che sono nato figlio di contadini, quindi mi hanno insegnato a potare le viti, e quando arrivava la primavera dovevo dare il raso, poi arrivava luglio e agosto, c'era da zappare le prode e io scappavo, perché dopo due esperimenti di aver preso a cottimo, non so se conoscete questa parola cottimo, di dover fare un certo lavoro in un certo lasso di tempo per un certo compenso. Io prendevo l'acconto, dovevo vangare le prode delle vigne. Io ogni 5 metri rompevo lo stile e mi licenziavano e andavo via con l'acconto e tornavo a settembre. Poi nella vita mi sono dato all'amore dell'arte, della musica, e ho avuto l'opportunità di incontrare uno dei più grandi personaggi della musica italiana e mondiale, e un grandissimo conoscitore e amatore di vini, Gilbert Bécaud. Io lo portavo in giro in Europa e lui aveva la sua droga. Prima del concerto due bottiglie di rosso, Dio. Durante il concerto una bottiglia di Chivas e poi dopo una bella fiorentina incrostata sempre con vino rosso. Siccome era un esperto e abituato male con tutti i grandi vini, Brunello. Anche io sono andato avanti per 3-4 anni e poi parlando con lui, scusa, ma il vino tuo francese, perché vieni con me in Europa e vuoi bene solo in Italia? Abbiamo il Cabernet Sauvignon, eccetera, eccetera. Io torno a casa, parlo con mio padre che faceva ancora il contadino, scusa, ma non ce l'hai una vigna di Cabernet Sauvignon? E a voglia ce l'hai tanto. Ma facevano il vino rosso tutto mescolato, per cui mi faccio fare una piccola botte di 6-7 quintali di questo Cabernet Sauvignon. E dopo due anni, quando lui mi dice, guarda, ho trovato un viticoltore che ti ha creato il tuo vino francese d'Italia, fammi sapere se ti piace. Lui è rimasto entusiasta dei vitigni che avevamo di Cabernet Sauvignon, io ho risparmiato tutti i soldi a comprare il Brunello, con amore dall'Italia, prima e dopo il concerto e con la crostata, e lui era felice. Non sono riuscito e non penso di fare l'whisky, per cui sono contento così nel proseguire questa attività che è un gioco molto piacevole di produrre il Cabernet Sauvignon. Grazie per la compagnia.